La mensa della scuola primaria Corridoni di via Sinigaglia a Como sarà esternalizzata. È la decisione presa dalla giunta rapinese lo scorso 15 luglio. I refettori, attualmente con servizio completo di ristorazione affidato all'esterno, sono 27, ai quali si aggiungerà quello della primaria Corridoni. Una scelta dettata dal calo di personale a tempo indeterminato nelle cucine ancora gestite dal comune. Dai 44 dipendenti dell'anno 2021-2022 si passa a 37. A febbraio 2022 si è infatti dimessa una cuoca e nel prossimo autunno-inverno ne andranno in pensione altre tre. L'oggettiva mancanza di 4 unità, spiega la delibera, comporta la necessità di procedere a una revisione dell'attuale organizzazione del servizio di ristorazione scolastica. Anche senza pensionamenti, si legge, il personale di cucina andrebbe comunque implementato per le assenze che avvengono durante l'anno, per malattia e a causa del Covid. L'esternalizzazione non prevederebbe un aumento della spesa. Il costo del personale che va in pensione, unitamente al costo attuale del servizio mensa per la scuola di via Sinigaglia, si spiega nel documento, è pari o di poco superiore al costo di esternalizzazione del refettorio di 89.000 euro. Il 13 luglio abbiamo chiesto un incontro per confrontarci con l'amministrazione e i dirigenti su questa scelta. Intervengono i rappresentanti sindacali di CGIL, CISL e UIL. Sono ormai passati più di 10 giorni, ma tutto tace e la delibera di giunta assunta prima del passaggio con i sindacati e la RSU è inaccettabile. Nessuna attenzione e rispetto nei confronti del personale, della RSU e delle parti sociali.